come avete visto in questo breve video di introduzione, ho motorizzato uno stampo, in particolare era questo lo stampo motorizzato. Ho effettuato l'acquisto su AliExpress, un sito, cioè sia il sito che l'applicazione cinese, quindi prima che arrivi ci vogliono 3-4 settimane, ma comunque la roba arriva. E questo è il motorino, una cosa molto semplice, con l'elica, un timone per regolare l'andatura e una molla dove si aggancia la chiglia dello stampo e la staffetta qua. Io ne ho già perso uno di questi, vi sconsiglio di usare questo a meno che non lo mettete non lo posate nell'acqua, perché io sono costretto a lanciarlo, dato che uso questo stampo in un lago con della melma, quindi non posso entrare dentro l'acqua e quindi ho adottato una modifica. Questo stampo della GHG non serve modificarlo perché ha già due fori, quindi invece in questo qua, che è uno stampo della Sport Plast un po' usurato, gli ho dovuto fare una modifica facendogli un foro per far passare una fascetta, adesso vi mostro, una semplice fascetta elettricista per non utilizzare questa staffa che viene data in dotazione. Bisogna intanto mettere la batteria, così vi faccio vedere come funziona. Qua sotto ci sono due frecce, quando queste due frecce combaciano il motorino si aziona, poi si va a regolare il timone in base a come uno vuole farlo muovere nell'acqua. Se lo si vuole spegnere basta girare e si spegne. Allora, si mette la fascetta qua, si mette il motore, ed ecco qua lo stampo motorizzato. Io vado a regolare il timone un po' inclinato per dargli un senso rotatorio come avete visto nel video d'anteprima, poi adesso vi spiego come lo ancoro. Una semplice corda, la faccio passare qua nel passante della chiglia. Come ho accennato, dove utilizzo questo sistema è uno stagno d'acqua dove c'è parecchia melma, quindi metto un piombo, questo è un piombo forato per agevolare legarlo, con un cavo e un tappo di sughero, un semplice tappo da bottiglia di vino e una girella, dove con la girella mi aggancio alla corda dello stampo. Poi qui mi sono fatto questo portafilo dove avvolgo il filo per lanciarlo e lego il piombo a questo filo con due nodi per essere sicuro. Così immaginiamo che questo qui sia il fondo del lago, questo stampo sollevato e questo qui è lo stampo è libero di girare. Ora passiamo alla parte pratica, vado a sciogliere la lenza nella chiglia dello stampo, poi prendo il motore e con una fascetta elettricista la inserisco qua nel foro che gli ho fatto e vado a serrare la fascetta. Così regolo il timone che mi dà il senso
rotatorio e vado a slegare un po' di filo da qua, un po' in più così da poter avere libertà nel lancio. Lego il filo nel piombo. Un po' di filo in più ancora. Adesso accendo il motore. E prendo in mano il piombo e lancio. Come si può vedere, l'anatra gira e si muove. Questo rende molto reale la tesa con gli stampi, perché attrae molto le anatre un po' diffidenti, un po' difficili. Se ti è piaciuto questo video su come motorizzare uno stampo, lascia un mi piace, iscriviti al mio canale e seguimi su Instagram.